Angelo Mortarino, che è il capocomico della compagnia dei Leggianesi. Ecco, con lei vogliamo un po' ripercorrere la storia di questa compagnia, molto conosciuta non solo in Lombardia, una compagnia particolare, vivo che si possa dire, Entravestì, diciamolo, ben ecco. travestì, e che è nata nel Nel 1949, no? 1949, per un divieto che il cardinal Schuster ha voluto mettere nei confronti del parroco della parrocchia di Legnanello, perché quando il parroco di Legnanello ha chiesto a Felice Musazzi di mettere su una compagnia, cioè non una compagnia Cioè, è nata per teatrale. iniziativa di un parroco Sì, questa. Cioè, cioè c'erano tutti fa questi un po' strano, operai. scusi se la interrompo, ma fa un po' strano pensare che una compagnia che usa quel tipo di battute, quel tipo di linguaggio sia nata e poi in quel modo sia nata per iniziativa di un parroco, Non no? è Cioè, a quel nonostante punto, forse, sì, sì. ma a quel punto non è, perché il parroco non voleva fare il teatro, il parroco voleva fare la passione. Eravamo sotto Pasqua, a 40 giorni dalla Pasqua, voleva fare la passione. E allora tutti questi operai che lavoravano come Musazzi, Barlocco, che lavoravano alla Tosi, si sono messi lì e dire: va bene, facciamo questa passione. Siccome a Legnano è un po' come a Siena, che ci sono i rioni, no? E tutti facevano questa passione per radunarsi poi tutti in piazza San Magno. Quando Musazzi ha chiesto al parroco le pie donne, cioè delle Musazzi, donne, famoso bisogna ricordarsi che fondatore. allora ai tempi, cioè gli oratori non erano promiscui come adesso, le femmine con le suore e i maschi con i preti, eh? E qui noi eravamo giovanotti, giovanottelli, e si andava lì. E ci ha detto così che non era possibile. Allora Musazzi ci ha detto: e perché? Fa il vescovo Vernotte, se ma chi è là, su e sotto? Io dico: va bene, fa, allora gli dica così al vescovo, no, di farmi una dispensa da tirare qui qua tardon per poter fare pie donne, se no mi cosa fa così. Non so come, ma una settimana dopo il parroco ha chiamato Musazzi e così ci ha detto così l'arcivescovo, che era il Schuster, il cardinal Schuster, che le donne non possono entrare nell'oratorio. Se vuoi fare le donne, prendi i ragazzi, li vesti da donne, perché hai fatto. Lui questo ha fatto, no? Ha preso quattro ragazzi lì, usciti magari con i barbisoni e compagnia bella, no? Ci ha messo il foulard, le ghirlande in mano e ci ha fatto fare le pie donne. Quando sono usciti per andare in piazza San Magno, no? Ha visto che la gente continuava a ridere, ridere, perché facevano proprio ridere, è venuto un lampo di genio. E allora, dopo 6 o 7 mesi da questa venuta in mente, diciamo, no, ha fatto uno spettacolo che si chiamava Eondi nacque Legnanello. E da lì sono partiti i Cosa che ho Legnanelli. notato è che non c'è molta contraffazione nella voce, c'è il travestimento, ma lei non tende a imitare una voce femminile, no? No, E questo ognuno nemmeno. di noi, beh. Un po' di falsetto c'è, un po' di falsetto, però ognuno di noi ha la sua voce, perché noi siamo, la gente sa che noi siamo maschi, non Beh, è che sì. ci andiamo a depilare, niente. Diciamo, qualche giovane, no, si fa signorina, si va bella, però siamo quelli che siamo. Ecco, vale la pena ricordare, per concludere, che i Legnanesi rimangono tuttora una compagnia di attori dilettanti, non sono professionisti. Assolutamente sì. Grazie mille, Angelo Mortarino. Prego.